In Basilicata sono 110.000 i minori al di sotto dei 18 anni di età e in questa fascia rientrano bambini con varie forme di disagio e appartenenti a famiglie monoreddito. Per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza per la Basilicata, Vincenzo Giuliano, le attività di sostegno ai minori in difficoltà dovranno passare in primo luogo dalla creazione di un rapporto dettagliato sulle difficoltà dei minori. Sì, soprattutto la costituzione di una banca dati dentro cui possiamo verificare lo stato dei bisogni delle nostre realtà nei riguardi dei minori. Dalla fotografia dell'esistente poi armonizzare e programmare territorio per territorio, situazione per situazione, quelle opportune e necessarie azioni dentro cui dovremmo caratterizzare anche la nostra funzione. Quanto è importante il ruolo delle famiglie nella protezione dei minori? Guardi, il ruolo delle famiglie è determinante perché l'attenzione del minore è quella di guardare sempre con interesse all'adulto e gli adulti di riferimento sono in prima persona i genitori, poi tutti gli altri. E lo scopo del garante è quello di tutelare gli interessi individuali e collettivi dei minori, di promuovere ogni azione utile per rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una crescita armonica e serena dei bambini e degli adolescenti.